Molto spesso chi si avvicina al mondo dell'astronomia e vuole comprare un telescopio non sa quale prendere e ha paura di fare la scelta sbagliata. Per questo motivo, innanzitutto vi ricordo di guardare il mio video precedente nel quale vi consiglio il primo telescopio per un principiante, mentre in questo video vi spiegherò cosa è possibile vedere in cielo con un telescopio economico come il GEM30 o 35 della ZL, dei quali vi lascio il link in descrizione. Quando comprai il mio primo telescopio, ammetto che avevo anch'io paura di rimanere deluso da ciò che mi avrebbe permesso di vedere, ma fortunatamente si rivelò un acquisto magnifico. La prima cosa che osservai è stata la Luna, e fidatevi che non vi stancherete mai di farlo, perché vedrete così tanti dettagli e crateri che vi impressionerete sempre. E vi do un piccolo consiglio: durante il primo e l'ultimo quarto la Luna sarà ancora più bella da osservare, perché risalteranno moltissimo i crateri con l'effetto luce ombra dovuto dal Sole. Perché per definire la fase della Luna vengono utilizzate le espressioni primo quarto e ultimo quarto? Durante il primo e l'ultimo quarto noi vediamo in cielo metà della Luna. Allora perché si dice quarto e non metà? Beh, il nome di queste fasi deriva dalla posizione della Luna nella sua orbita intorno alla Terra. Nella fase di primo quarto la Luna ha percorso giusto un quarto di giro rispetto alla sua posizione iniziale. E dalla fase di ultimo quarto in poi, la Luna inizia a percorrere l'ultimo quarto di giro intorno alla Terra, per poi tornare nella posizione iniziale. Un'altra cosa che dovrete assolutamente guardare sono le Pleiadi, che sono un ammasso aperto visibile nella costellazione del Toro, e personalmente la trovo una delle cose più belle da osservare per la loro disposizione. Ma finalmente passiamo ai pianeti. So che vi state chiedendo se si riescono a vedere gli anelli di Saturno e le bande orizzontali di Giove, e la risposta è sì. Insomma, non c'è niente di meglio che iniziare con l'osservazione di questi oggetti nel cielo. Dopo qualche mese di esperienza, vi consiglio vivamente di comprare la lente di Barlow, che è un moltiplicatore di focale e si usa nei telescopi con il fine di aumentare il fattore di ingrandimento sviluppato dallo strumento. E con questo strumento riuscirete a vedere gli astri due volte più grandi di quanto li vediate con semplicemente l'oculare. Un altro acquisto che vi consiglio è il filtro solare, che è ottimo per osservare le macchie solari e le eclissi, ma mi raccomando, fate sempre attenzione che il filtro sia ben messo per evitare di danneggiare gli occhi. Quelli che ho elencato sono solo alcuni degli astri che è possibile osservare con un telescopio per principianti, e per questo ve li consiglio vivamente. Se poi vorrete ammirare anche le galassie e le nebulose più distanti, bisognerà mettere mano al portafoglio per comprare un telescopio più professionale. Ma ci tengo a ripetere, come nello scorso video, che è importantissimo iniziare con un telescopio economico per il semplice motivo che non ha senso spendere più di 1000 euro per un telescopio che magari verrà utilizzato pochissimo. Detto questo, vi ricordo di lasciare un commento per qualsiasi domanda o idee per futuri video. Iscrivetevi al mio canale e lasciate dei mi piace se i contenuti sono di vostro gradimento.